sezione e le aree del frantoio di Chiera si aggiorna integralmente con un nuovo impianto Alfa Laval di ultimissima generazione, includendo il servizio di cernitura pre-macinazione. Effettuiamo molitura di olive per conto terzi e conto proprio con estrazione a freddo certificata. L'olio extravergine prodotto dalle nostre olive è destinato alla vendita di privati o di grosse catene o ristoranti. Olearia del Frantoio di Chiera, ci trovi a San Nicola di Colonia in via Pirarelli, telefono 339-8200-524 oppure 333-2184-064. Vuoi accontentare ogni desiderio per il tuo palato? Stella Marina è il ristorante pizzeria adatto a te. Rimarrai stupito dalle prelibatezze dello chef Nicola, preparate con ingredienti sani e genuini. Il menù, eccezionale in tutte le sue proposte, offre primi e secondi piatti appetitosi e raffinati dal sapore formidabile ed è in grado di deliziare e stupire ad ogni assaggio il tuo palato. La nostra pizza, cotta nel forno a legna e dalla farcitura ricca e saporita, soddisferà pienamente ogni tuo sfizio. Cosa aspetti? Vieni a conoscere i sapori e le emozioni della Stella Marina, ristorante e pizzeria, a Marina di Gioiosa Ionica, lungomare lato nord. Ciccio Diano Calzature, il tuo riferimento da 70 anni. Fascino ed eleganza, alta moda e comfort, qualità e cortesia, risparmio e convenienza, professionalità ed esperienza. Tutto questo lo trovi solo da Ciccio Diano. A Siderno e Roccella Ionica. Ciccio Diano, calzature dal 1951. Dalle alture del Pollino, lassù, nei verdi pascoli lussureggianti, arriva la carne per le terre del sole. La natura sana è al primo posto nella nostra scala dei valori per garantirti sempre un'elevata qualità nella tua tavola. Nel nuovo punto vendita di Cavolonia Marina cuciniamo per te tutti i sapori della terra ed ancora un vasto assortimento di prodotti per avere solo il meglio. Terre del Sole, gruppo Barbiero, a Cavolonia Marina, in via Provinciale. Qui la qualità è di casa. Lavorata Porte e Finestre ha iniziato una grande vendita promozionale. Porte in vero legno di prima qualità, a prezzi di fabbrica, finestre in legno, legno alluminio, PVC di qualità insuperabile e certificati per il risparmio energetico a prezzi super scontati. Oggi, più che mai, avrete il meglio al miglior prezzo. Vi aspettiamo presso i nostri showroom di Caulonia e Davoli. Ciccio Diano, calzature dal 1951. Buona mattinata cari telespettatori, benvenuti a questo appuntamento con la rassegna stampa. Come al solito andiamo a vedere i principali quotidiani calabresi che sono in edicola.
ovviamente andremo a sfogliarli. Abbiamo un problema ma da tre mattine con il Quotidiano del Sud, perché non viene aggiornata l'edizione, o meglio verrà aggiornata tardi quando noi non saremo più in onda, e questo è un deficit, non ci consente a noi né a chi ha gli abbonamenti digitali di vedere aggiornato il giornale, cioè l'edizione di ieri. Partiamo però con Gazzetta del Sud, che vedete in primo piano, e vedete agguato a Bagnara, ucciso un 59enne, colpi d'arma da fuoco non danno scampo sotto casa a Salvatore Condina o Condina. La vittima, che aveva precedenti per droga, in passato era stata gambizzata e si era trasferita in Germania. La polizia scava tra frequentazioni e amicizie. In questo pezzo di Giussi Caminiti. E poi vedete il titolo principale di Gazzetta del Sud, i 5 Stelle correranno in Calabria. Ecco il capo politico, ora andremo da soli, in poll c'è l'economista Aiello, insomma hanno già il candidato, la piattaforma Rousseau, la linea del disimpegno sostenuta da Di Maio sconfessata dal voto dei militanti sulla piattaforma Rousseau, quindi i militanti hanno deciso che diciamo la linea sostenuta da Di Maio del disimpegno non andava bene, quindi si vota. Sanità, scende il disavanzo in arrivo, norma per i precari, e poi Moratti mai interessato ad acquistare la regina, la polemica tra il padron Gallo e il sindaco. Andiamo in basso, sempre in prima pagina, Gazzetta del Sud, maturità 2020, si cambia nuovamente, modificati gli esami di Stato, addio alle buste per l'orale, torna il tema di storia. E poi vedete l'evasione IMU, costa 4,9 miliardi, la Calabria ha ovviamente la maglia nera, tax gap più elevato al sud. Andiamo nelle notizie in colonna a destra, Reggio, strade Gruviera, la procura aprirà un fascicolo, e poi 'Ndrangheta, chiusa l'inchiesta sui clan di Cittanove, San Giorgio, Morgeto, dei Facchi Neri, la cosca dei Facchi Neri, che vede 18 indagati che rischiano di finire a processo nel nord Italia. Poi Rosarno, rapine a banche e farmacie, 4 condanne, e poi ancora quel gol di Obin restituito dal Borgo Grecanico, e qui la foto a merito, la notizia arriva da merito. E poi vedete Israele è un golpe, Netanyahu incriminato per corruzione. Andiamo ancora in basso e completiamo, vedete definitivi 30 anni di reclusione per la mamma del piccolo Loris, la Cassazione conferma la condanna, Veronica Panarello e Loris, l'omicidio nel Ragusano nel novembre del 2014, uccise il figlio, la condanna è definitiva. Andiamo a dare uno sguardo sul nostro sito internet, che io non vedo, ma dal vivo ora andremo ad aprire le pagine di Telemia. Vi ricordo che il meteo non c'è cattivo tempo, anche se le temperature almeno in mattinata si aggirano su tutto il territorio della Calabria tra i 10 e i 14 gradi. Movimento 5 Stelle, colpo di scena, Parentela ritira le dimissioni, e vedete Parentela ha deciso di ritirare le dimissioni dopo il voto del Rousseau. Il Movimento 5 Stelle, anzi allarghiamo un po' il sito così lo rendiamo ancora più visibile a voi cari telespettatori, regionali, il Movimento 5 Stelle ci sarà e si presenterà da solo, questo è il risultato della votazione fatta online. E poi agguato a Bagnara, ucciso a colpi d'arma da fuoco, e poi Locri d'Ambiente, il presidente replica ai dipendenti. Andiamo in bacheca, Movimento 5 Stelle, abbiamo visto il colpo di scena del rientro di Parentela, e l'omicidio a Bagnara, ucciso un uomo di 51 anni con pregiudizi di polizia. Reggio Calabria, sequestrati 31 piccoli esemplari di pesce spada catturati illegalmente. E poi vedete un incidente tra due auto a Germaneto, una si ribalta, ci sono ovviamente dei feriti. Occultava armi e droga nel garage, arrestato 20enne a Guardavalle. E poi Reggio Calabria, maltratta moglie e figli, arrestato marito violento, operazione Galassia, estradata la latitante Ivana Ivanovic. E poi l'agguato a Bagnara, Nini Riccio, la scelta del dissesto ha scaricato tutto sulle spalle dei caloniesi, è quanto dice l'ex sindaco Nini Riccio, in polemica ovviamente con l'attuale amministrazione.
E poi abbiamo visto anche, e poi una finale sfumata per un po' di Nduja, il vagabondo di Kaulonia, secondo le selezioni Burger Battle 2020. Iman Murdocco ha portato i sapori della sua Calabria, lo vedete in fotografia. Complimenti a Iman che porta in giro i sapori della sua Calabria. Questo ragazzo originario di Kaulonia. E poi ancora, vedete, Ardore, alla scuola primaria, la festa dell'albero tra canti e poesie. E poi sabato alla Colonia Music Festival, la musica raffinata di Nigun. E poi, patrocinato dal Comune di Locri, il video partecipativo Ostaggi sbarca anche a Roma. E qui poi c'è la notizia. Comma 3 festeggia l'ottavo compleanno, siete tutti invitati, vi invito anche io a partecipare, sosterrete l'associazione, un compleanno che si celebrerà il giorno 24 novembre e qui in foto vedete la piccola Maria Pia che insomma è una di quelle che ha stimolato di più la fondazione di questa associazione proprio per i suoi disagi a scuola. Mi è saltato il microfono involontariamente, ma rimediamo subito, perfetto. E poi lasciamo il nostro sito con altre notizie, vedete che già abbiamo letto. Andiamo a Gazzetta del Sud e entriamo all'interno delle pagine. OSCE, vedete, OCSE, perdon, Italia promossa, PIL a più 0,4% nel 2020. Di che si tratta? Si tratta delle parole rassicuranti del capo economista Lawrence Boone. Roma ricomincia a vedere la luce, restano i timori per la crescita del debito e non manca il monito a rivedere la quota 100, però diciamo che il PIL sta leggermente salendo, questo è un dato importante, positivo e quindi che merita l'OCSE, diciamo quando l'OCSE attesta questo c'è un diciamo vede il bicchiere mezzo pieno e questo è importante perché è la tendenza e quindi poi l'evasione dell'IMU costa 4,9 miliardi, la Calabria è una maglia nera e Sicilia sul podio, i dati della relazione dell'economia non osservata. E poi ex Silva, spiragli per la trattativa con ArcelorMittal, vedete, è la società che aveva preso in gestione l'ex Ilva. C'è una trattativa, vedremo come andrà a finire. Avviati dalla società i pagamenti alle aziende dell'indotto. E poi sbarchiamo, anzi un taglio importante che vorrei mettere in evidenza, il governo taglia i fondi per le vittime di usura. La denuncia della Consulta Nazionale Giovanni Paolo II, 120 milioni di euro in meno per il fondo di solidarietà. Insomma, anche là. E poi vedete Di Maio a mezzo al banner della piattaforma Rousseau. Vince il no, il Movimento 5 Stelle presenterà le liste alle regionali in Emilia e Calabria. La piattaforma Nusso boccia la proposta di una pausa alle urne. I problemi interni al Movimento si fanno ingombranti. Di Maio, sicuramente siamo in un momento di difficoltà. Lo ammette il capo politico del Movimento 5 Stelle. Per la prima volta la base degli attivisti ha sconfessato una decisione dei vertici. E io dico, ha fatto bene. Poi il manifesto delle Sardine, populisti, la festa è finita. Annunciati altri 10 eventi in altrettante piazze. Basta guardarsi attorno per scoprire che siamo tanti e molto più forti di voi. Questo è quanto dice il Movimento delle Sardine. Qui c'è una cartina, vedete? Però, a dire il vero, scendere in piazza contro non è una proposta. Bisogna anche fare proposte. Andare contro solo per andare non ha poi un senso, diciamo, politico. Calenda lancia azione contro i bulli della politica, svelati il simbolo e la grafica del nuovo movimento. Quindi Calenda prepara il nuovo partito. Non siamo condannati a scegliere ancora il mare minore. E lo vedete in foto. Entra in azione.it. Italia più forte che vuole Calenda. Rebus elettorale, il vero nodo è la soglia, stallo sulla riforma del voto, al bivio tra doppio turno e proporzionale, adesso il governo teme lo strappo pure sulla giustizia. Insomma, i problemi non possiamo negare che ci siano. Maturità, vedete, via la roulette delle buste e torna il tema di storia,
Quindi niente buste, meno stress, non è una lotteria, quindi meno stress, dice il ministro Fioramonti. Siamo convinti anche noi di questo. A Barcellona la rabbia dopo lo strazio, si indaga per omicidio colposo plurimo. Il giorno dopo la tragedia che ha strappato 5 persone all'affetto e alle proprie famiglie. A generare l'esplosione la scintilla partita da una saldatrice. Pensate un po' quello che poi è accaduto. Fu la madre Veronica a uccidere il piccolo Loris. La Cassazione ha confermato la condanna. Finalmente è finita. Il sintetico commento del papà Andrea Stivalla. E poi in basso vedete i sensori del ponte di Genova fuori uso dal 2015. L'impianto di monitoraggio era stato tranciato durante i lavori di manutenzione della carreggiata. Anche questo, anche qui. Sta scavando la procura. Israele Netanyahu incriminato per corruzione, lo vedete in foto, Benjamin Netanyahu che di fatto è il leader del partito di Likud. Per la prima volta un premier in carica posto in stato d'accusa. E poi abusi sessuali su 2 seminaristi, chiesto l'arresto di un vescovo, mandato di cattura internazionale per Monsignor Gustavo Zanchetta. La magistratura argentina bracca il prelato che da qualche anno vive in Vaticano, quindi chiesto mandato d'arresto, lo vedete vicino al Papa. Monsignor Gustavo Zanchetta è vescovo emerito di Oran, nella cui cattedrale è ricordato con una placchetta, vedete? Ed è in fuga, incredibile, ma è così. Obama suona la sveglia, uniti batteremo Trump. E poi gli USA sfidano la Cina con una legge su Hong Kong. E poi Corbyn attacca Johnson, l'establishment ci teme, la Gran Bretagna verso al voto. Economia, vedete Italia, le certezze restano a terra e qui la vicenda è chiara per quanto riguarda il caso all'Italia. Schermaglie tattiche tra Mediaset e Vivendi. Alla vigilia dell'udienza di oggi al Tribunale di Milano il biscione freddo sulla proposta francese di un'uscita a 3,25 euro. E qui vedete il presidente fedele Confalonieri. Lasciamo la pagina degli spettacoli, se non altro per il discorso del tempo. E poi un flash, possiamo farlo anche sullo sport, il Cosenza prende la mira e poi Andreina, adrenalina Crotone a Benevento per fare una partita d'attacco. Regina, concentrazione al massimo. Previsti almeno 13.000 spettatori al Granillo per l'insidioso testa coda. E qui poi in foto vedete l'entusiasmo di Sunas allo Store Amaranto per firmare le magliette. Complimenti anche all'organizzazione della Regina, quest'anno ci sta stupendo. Catanzaro e Vibonese mosse dal derby, anche qua una pagina dedicata al giornale. Sbarchiamo sulle notizie regionali in Calabria, vedete la foto è dedicata al commissario, l'ex generale Saverio Cotticelli, che ha di gatte da pelare in questo periodo. Scende il disavanzo, i LEA a 142 ma ancora insufficienti. Vedete la riunione a Roma del tavolo a Duce, focus sui conti e sul programma operativo. Cotticelli, attorno a noi c'è un clima di fiducia. Tutta questa fiducia, sinceramente, noi. Poi il ministro Speranza annuncia un emendamento per stabilizzare i precari. Speriamo che si faccia presto. E qui vedete i pentastellati nel caos. Il capo politico del Movimento 5 Stelle Luigi Di Maio tra il senatore Morra e la deputata Nesci. Un bel incrocio di fotografie. Lo schiaffo dei calabresi a Di Maio. Aiello in pole position per la candidatura. Il verdetto della piattaforma Rousseau apre nuovi scenari. L'economista dell'Unical in attesa dell'investitura. Più indietro Nesci. E poi il Movimento 5 Stelle andrà da solo. E la sfida sarà superare la soglia di sbarramento. Quella ovviamente è la sfida. E poi 100 comuni a rischio dissesto in Calabria, appello di un'industria. Conti in rosso, Mazzuca scrive al Premier, richiesti interventi da inserire con urgenza nella legge finanziaria. E qui viene spiegato poi in questo pezzo di Arcangelo Badolati, presidente di un'industria, vedete, Natale Mazzuca. La vicenda di Cosenza rappresenterebbe solo l'inizio di un lungo percorso negativo per molti altri comuni.
Il killer in agguato sotto casa, ucciso un cinquantenne a Bagnara. Il disoccupato Salvatore Condina non ha avuto scampo. Vediamo la fotografia, aveva precedenti per droga, la vittima in passato era stata gambizzata, la polizia scava tra le frequentazioni e le amicizie, si attende ovviamente l'autopsia. E qui in foto vedete la foto della persona che è stata uccisa, Salvatore Condina, 51 anni. Donna chiedeva soldi dicendo di essere una volontaria dell'ARC, rinviata a giudizio a Cosenza, la truffatrice smascherata grazie all'intervento delle forze dell'ordine. E poi sul Reggio, vedete Angelo Mario Moratti, mai valutato l'acquisto della regina, rimane solo il mistero sul perché sia stata innescata un'inutile polemica con la squadra al primo posto in classifica. Infatti il figlio del petroliere Massimo, ex presidente dell'Inter, precisa che si è trattato solo di incontri esplorativi per una forma di cortesia. Quindi nulla. Vedete Massimo Moratti in foto, il sindaco Farco Matà. Le strade portano in procura, lavori eseguiti male in violazione di una delibera del 2008. Corposo esposto presentato all'avvocato Chizzoniti. Aumentano i risparmi ma cala l'accesso al credito, le strategie delle banche penalizzano le imprese, i dati rilevati dalla Camera di Commercio. Processo Galazia, Ivan Ivanovic è stradata da Montenegro. E poi ci sono tra gli indagati principali dell'operazione della finanza che ha stroncato un giro di scommesse online all'ombra dell''Ndrangheta. Scoperti due palangari con piccoli pesce spada, praticamente è stata sequestrata l'attrezzatura di circa 4.000 metri, 9 esemplari liberati in mare. Ovviamente l'ha eseguito la guardia costiera. E poi vedete l'indagine Pollice Verde avviata sul racconto di un droga party. Gli investigatori delle Fiamme Gialle hanno valorizzato un'intercettazione tra due donne. E qui i cani che smascherano la droga, il cane della Guardia di Finanza. I carabinieri hanno celebrato la festa della Virgo Videlis. Vedete, celebrata in cattedrale, si è tenuta ieri, padrona celeste dell'arma. Officiata da Giuseppe Fiorini Morosini alla presenza del comandante provinciale, colonnello Giuseppe Battaglia. E poi vedete in questo pezzo la guida agli eventi del weekend in città e provincia, 9 mesi in una notte, ecco mamma mia bella. E qui poi vedete in foto i mattatori Sabrina Pellegrino, Valentina Olla, Elena Sofia Ricci e Federico Parrotta. E poi il Conservatorio Cilea alza il sipario, oggi un concerto sinfonico all'apertura del nuovo anno accademico. Bella questa rubrica, appuntamenti a Reggio e Provincia. Andiamo sulla Tirrenica. Piazzale Anas, c'è un'offerta, il Comune valuta la proposta, la concessione di una struttura prevista fino al 2034, l'ente comunque vuole garanzie certe sull'affidatario. Villa San Giovanni, insediata la commissione interna per le verifiche, e questo è il piazzale dell'Anas. Parità di genere, la maggioranza va in frantumi, nuova bufera politica a Seminara. E poi la tragedia in via Cesare Battisti, Palmi in fila all'ufficio postale, si accascia e muore per un malore. Vani i soccorsi a 118, gli sportelli sono rimasti chiusi per alcune ore. E poi ancora a Bagnara si concludono oggi i festeggiamenti di Santa Cecilia, le iniziative promosse dalla Pia Unione. Ancora sulla Tirrenica, la diffida del preside non va giù ai sindacati, ma l'assemblea è un flop, presenti solo due prof. Polistena monta il caso al comprensivo Brogna. E poi 'Ndrangheta, la DDA chiude l'inchiesta sulle cosche di San Giorgio e Cittanova. 18 indagati rischiano di finire a processo, le attività criminali della cosca Facchineri fino al nord Italia. Chiede poi il procuratore di Reggio, Giovanni Bombardieri, che guida la direzione distrettuale antimafia anche di Reggio Calabria. Taurianova, torna l'acqua in via Sofia Alessio, finalmente terminati i disagi.
e poi domani evento a Polistena, Andrangheta fa tappa al Rechichi, al liceo Rechichi, e poi studio delle Beccacce, insediato il coordinamento, convegno dell'Ubi a Palmi, il referente territoriale Antonio Randazzo soddisfatto dell'evento. E poi in basso, a Rizziconi, palo pericolante, paura tra i cittadini. Ecco qua il palo che è prossimo a cadere. Il forte maltempo dei giorni scorsi ha causato il problema. Da Rizziconi lo scrive Francesco Inzitari. A Gioia Tauro arrivano le gru, poi toccherà al patron di MSC. Porto la nave e nel Mediterraneo ci vorrà un mese per posizionare i nuovi grandi mezzi nel piazzale del terminal. Poi vedete violenze ripetute, marocchino in manette, e qui è a Gioia Tauro contro la propria famiglia. Rapina banche e farmacie, condannati in quattro nella sentenza del gruppo di Palmi, pure una soluzione. La banda aveva colpito tra Rosarno e il Vibonese. Assalti ai camionisti, scattano due arresti. Manuele Mazzotti e Domenico Mercuri fermati dai militari dell'arma. Notizia di ieri. Cattiva strada, scarcerato Massimo Camelliti. Gioia Tauro la decisione del Tribunale della Libertà. Mentre a San Ferdinando nuovo cambio alla Tendopoli, arriva Eurocop Servizi, l'ospitalità dei migranti sarà gestita appunto da loro. E andiamo sulla Ionica. Quel gol segnato e poi restituito, Borgo Grecanico vuol dire far play. Nucera di Lazzaro, mai vista in 40 anni una cosa così bella, lo spettacolare gesto di sportività nell'importante derby di prima categoria. Capitano anche queste cose. Cinque comuni insieme chiedono i risarcimenti. Area Grecanica passa la proposta di Zavettieri. La lista dei danni subiti dal maltempo spedita a Regione e Metro City. La notizia arriva da Bova. Ecco Saverio Zavettieri. Poi differenziata tutte le regole della seconda fase, Montebello Ionico, un rigoroso protocollo di prescrizioni igienico-sanitarie a tutela dell'ambiente ma anche e soprattutto degli addetti ai lavori. E poi da Bovalino l'opposizione chiede il confronto in aula, raccolta dei rifiuti, di servizi e incivili. Il primo cittadino maesano davanti alle fototrappole, già numerosi sanzionati, quindi c'è il problema dei rifiuti, ma il comune pensa di affrontarlo. E qui vedete una foto in via Magna Grecia, una delle mini discariche che si sono formate a cielo aperto a Bovalino. E poi a Locri, vedete, la raccolta firme prosegue fino a domenica sulla petizione destinata a finire sul tavolo del prefetto. Una cittadina sottoscrive la petizione guidata da Bruna Filippone, vedete. Una cittadina che firma, vedremo, ma le firme anche in questo caso non sappiamo poi fino a che punto arriveranno, però è importante anche dire la nostra, mettere in atto le iniziative necessarie a tutelare il diritto alla salute, è importante. Il comune adotta la carta dei diritti delle bambine, Locri iniziativa di concerto della commissione pari opportunità e della sezione FIDAPA, stamattina la presentazione del documento in municipio e domenica una mostra d'arte. Vedete Pollino, 14 rinvii a giudizio e 40 indagati in abbreviato per un vasto giro di narcotraffico internazionale. La Locride, perché riguarda la Locride ovviamente, conclusa l'udienza preliminare della maxi operazione. Quindi si è conclusa l'operazione, era European Drangheta Connection Pollino. E qui Rocco Muscari ci racconta il coinvolgimento di Giorgi di San Luca, dei Pellevottari, dei Romeo, eccetera, eccetera, e poi gli infiltrati in Germania e nei Paesi Bassi. E qui tutta l'inchiesta è da leggere. E poi le persone che hanno scelto l'abbreviato, qui ci sono tutti i nomi, e poi a giudizio anche quelli, le posizioni stralciate. Complimenti a Muscari che è sempre puntuale e preciso in queste notizie di cronaca giudiziaria. E poi servizi legali del comune, approvata la graduatoria. Palizzi da parte dei commissari prefettizi, viene approvata appunto la graduatoria. È risultata prima l'avvocato Antonella Smiriglia del foro di Patti di Messina.
Completiamo con le pagine della Ionica. Vedete, Roccella Ionica, consegnate ai baby calciatori le magliette di plastica riciclata. E qui c'è una foto, assegnate, assemblate con bottigliette raccolte in occasione dell'indimenticabile Joy Beach Party del 10 agosto. Quindi una bella cosa. Iniziativa della COP in collaborazione con WWF di sensibilizzazione ambientale. E poi qua la vicenda dei lavoratori di Locride Ambiente. Vedete un gruppo di lavoratori con il responsabile sindacato Nazareno Piperro a destra. Locride Ambiente, la schiarita, i lavoratori lasciano il presidio. Si allenta la tensione, i dipendenti sono pronti a riprendere normale attività. L'azienda ha garantito il pagamento di un mese di salario arretrato. Oggi alle 11 il municipio vertice con i sindacati e i comuni morosi. È questo che riteniamo sia giusto, perché ogni comune deve fare il proprio lavoro. Si inaugura la sezione poi dell'Unicon. Udicon nasce a Siderno, appunto, l'Unione per la difesa dei consumatori, ed è importante anche questa sezione perché di fatto darà uno spiraglio a chi ha bisogno di essere tutelato, i consumatori in particolare. Andiamo a Monasterace, anzi rimaniamo a Siderno, anzi a Bovalino, ma la notizia perché riguarda anche Siderno, il Cuvanis Magna Grecia, canzonieri, presidente, il passaggio di consegne, l'imprenditore turistico prende il posto di Alessandro Ciprioti. Complimenti a Pino Canzonieri, che è diventato presidente del Cuvanis Club Magna Grecia. E poi Monasterace, dicevamo, il forzista Ussia chiede le dimissioni dell'esecutivo. Non è la prima volta, ma continua a chiederle, doveva garantire la raccolta dei rifiuti, dice. Andiamo a vedere il meteo. Come vedete l'Italia è tutta grigia, ma in Calabria il sole fa capolino tra qualche nuvoletta, ma rimane comunque soleggiato oggi. Andiamo a vedere domani, stessa situazione, ancora in Nord Italia piove, mentre la nostra Calabria ancora il sole tra qualche nuvola fa capolino. Vediamo le temperature, che rimarranno comunque, rimangono buone. A Reggio Calabria in particolare si arriva a 17 gradi, anche se la minima tocca 12, ma sono sempre temperature accettabili e sicuramente alte rispetto alla media stagionale. Non so se ci sono telecamere da far vedere all'esterno, ma sì, abbiamo la telecamera del mare che ci arriva. Un mare brezzolato, perché comunque la temperatura non è altissima, sono 12 gradi, 13 gradi, ma l'aria si riscalderà tra poco. E poi qui abbiamo un altro scorcio della stazione ferroviaria di Roccella Ionica col mare, e si intravede poi il porto. È tutto per la nostra rassegna stampa, vi auguro una buona visione, non prima di aver provato a vedere se riusciamo a in un certo senso ad avere l'edizione aggiornata di Quotidiano del Sud. Mi sembra di sì, però siamo in forte ritardo, quindi proveremo in due minuti a leggere velocemente i titoli, perché ci siamo dilungati con la Gazzetta. È arrivata l'edizione in ritardo, ma è arrivata. La lista Movimento 5 Stelle Rousseau ha detto sì. Il 70% dei voti alla piattaforma Movimento ha dato legittimità alle richieste dei territori. E poi ancora, le assunzioni restano congelate, i tecnici ministeriali rimandano, precari sanità, i progetti di speranza, il tanto del Consiglio dei Ministri impugna la legge regionale. Centropagina, fotonotizia, Nicotera ucciso e bruciato nella sua auto, condannati padre e figlio. E poi Bagnara, assassinato un uomo di 51 anni, l'agguato era sulla via di casa. L'ultimo saluto a Teresa e Caterina, vittime dell'incidente. Basso pagina, Reggio Calabria, Palazzo San Giorgio, in agitazione la polizia municipale, mentre allo staff del sindaco sono state liquidate per straordinario somme importanti. Tra le cause della protesta il mancato pagamento delle indennità. E poi la polemica, Borgonzoni, mai più viaggi elettorali a Cutro. Questa è la prima pagina del Quotidiano del Sud. Noi ovviamente ci spostiamo all'interno. Torna il tema storia, addio all'orale tra le buste. E poi la base sconfessa Di Maio, sì alle liste regionali in Calabria e in
Emilia Romagna, quindi la piattaforma Rousseau boccia la proposta del capo politico. Questo è quello che dobbiamo ricordare. E poi voto online dei grillini, vedete, Zingaretti non lascia nessun commento, aumenta l'impasse nel PD. Adesso la scelta di un civico, oltre che difficile, è inutile politicamente. Quindi vedremo il PD che cosa farà in Calabria. Il signor Rousseau ha detto sì o no. Qualcuno dice no, qualcuno dice sì, ma il risultato è che bisogna votare perché i 5 Stelle si presenteranno. E poi sanità, assunzioni ancora congelate, i tecnici romani rimandano. E mentre il ministro al lavoro per superare il precariato, è una dichiarazione del ministro della salute Speranza che noi vediamo in questa fotografia, tanto rimpiccioliamo perché se no, ecco qua. E poi il governo impugna la legge sui precari, vedete. Calabria, Megalotto 3, addirittura d'arrivo. L'annuncio del presidente del consorzio Siri al convegno della CIRS sulla 106. E noi aggiungiamo finalmente Unical, il sogno tradito dell'università, mentre a Bagnara, ucciso mentre rincasa a piedi. Vedete qui il pezzo, il killer appostato di notte tra la vegetazione accanto a un campo di calcio. E poi a Vibo, freddato e bruciato nella sua auto, padre e figlio condannati. Reggio in agitazione la polizia municipale, l'abbiamo visto per quanto riguarda le indennità e poi sui risparmi, ma è morsa del credito. I dati del secondo trimestre con l'analisi del presidente Tramontana. Provincia, un progetto di difesa del territorio. A Bova, vedete, segni della cristianità nel libro di Carnovale e Romano. Locride, c'è l'accordo con i lavoratori. Dopo il sit-in, i dipendenti Locride Ambiente riprendono il servizio. Riparte la raccolta, entro il 10 dicembre l'azienda pagherà una mensilità. Questo è l'impegno che l'azienda ha preso. È chiaro che lo manterrà, ma bisogna capire anche che cosa accadrà dopo. I farmacisti a confronto sui nuovi modelli di gestione. A Locri un corso di formazione, mentre a Brancaleone la Coop Bergamia punta sul bergamotto e prodotti di eccellenza, si è costituita a Brancaleone. E poi andiamo in basso, Roccella, vedete la musica di Koyaanis, incanta gli States, il jazzista roccellese d'adozione in tournée in America. Complimenti a Claudio Koyaanis che tutti conosciamo. E poi la piana in manette per rapina aggravata, vedete? Anzi, non vediamo proprio nulla perché... In manette per rapina aggravata, fatto avvenuto nel 2018 allo svincolo della strada di grande comunicazione Ionio Tirreno. Indagini su altri casi analoghi. E poi Gioia Tauro, ma trattamenti in famiglia, anziano va in carcere. Palmi, colto da malore mentre era allo sportello, un 81enne perde la vita nell'ufficio postale. Mentre a Polistena troppi giorni in malattia, il preside manda i carabinieri. Sindacati critici con le intenzioni manifestate dal dirigente della scuola Brogna. Se necessario, anche i carabinieri vanno bene. Vibo, ospedale nuovo, il prefetto spinge. E poi Ezio Perfidio, condannato a 30 anni per l'uccisione di padre e figlio. Vedete l'auto bruciata. Malati di Alzheimer, monta la polemica, e questo sempre nella provincia di Vibo. E poi il weekend che vi invito ad andare a leggere. È tutto per la nostra rassegna stampa, grazie di averci seguito, buon proseguimento con i programmi di Telemia. Continuate a seguirci, grazie ancora. Ciccio Diano, calzature dal 1951.
Rupes, l'amaro digestivo italiano dal sapore intenso e raffinato, ottenuto dall'infusione di erbe e radici aromatiche. Rupes, piacere quotidiano. Rita Severino, la festa, gli abiti, il tempo libero, lo sport, sportiva, elegante, trend, raffinata, a volte complicata ed a volte semplice, come una giornata di sole oppure di pioggia. Rita Severino veste l'uomo e la donna e lo fa da sempre, esperienza pluriennale nel settore con cortesia e competenza. Rita Severino abbigliamento, via Tenente Carella, Roccella Ionica, grandi firme uomo e donna. Dalle alture del Pollino, lassù, nei verdi pascoli lussureggianti, arriva la carne per le terre del sole. La natura sana è al primo posto nella nostra scala dei valori per garantirti sempre un'elevata qualità nella tua tavola. Nel nuovo punto vendita di Cavologna Marina cuciniamo per te tutti i sapori della terra ed ancora un vasto assortimento di prodotti per avere solo il meglio. Terre del Sole, Gruppo Barbiero, a Cavologna Marina, in via Provinciale. Qui la qualità è di casa. La casa albergo Nostra Signora di Lourdes nasce per tutti gli anziani che risiedono nella vallata dello Stilaro, che vivono da soli e hanno voglia di condividere le proprie esperienze con altri anziani. Vi è un ambiente caldo e familiare. È dotata di ogni comfort, tra cui ampi saloni, camere con bagno, ampi spazi esterni e inoltre vi è una cappella interna alla casa. Il personale opera con grande cordialità e professionalità. È autorizzata dalla Regione Calabria. Per info, contattare i numeri 0964 73 47 22 328 49 52 007.